Dunque, è il momento di Loredana Imperio. Loredana si occupa di ricerche storiche e di studi medievali, con particolare riferimento all'Ordine del Tempio. È presidente del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, nonché presidente della LARTI, Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani, della quale è stata anche uno dei soci fondatori. È autrice di 15 monografie, di cui l'ultima Vestire nel Medioevo, pubblicata nel 2013, e autrice di 37 relazioni presentate ai convegni della LARTI, oltre ad altri articoli presenti negli atti del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Prego, Loredana. Sono sempre state merci di grande valore e per procurarsene gli uomini hanno intrapreso viaggi avventurosi e difficili. La prima spezia, la più conosciuta, è stata il pepe. I romani per acquistarla partivano da Alessandria d'Egitto diretti in India. Essi naturalmente iniziavano il viaggio verso la metà di giugno, di agosto, e giungevano a destinazione alla fine di ottobre. Tra l'inizio di dicembre e gennaio dovevano ripartire per usufruire del monsone che li avrebbe spinti nel viaggio di ritorno. Logicamente, se perdevano il monsone dovevano restare fermi lì perché non avevano possibilità di tornare indietro. Dai documenti leggiamo che la nave romana Ermapolion riportò in patria, a Roma, 40.000 kg di pepe, 3.500 kg di zanne di elefante, 80 contenitori di nardo. Nardo era il profumo dell'aristocrazia romana e tra l'altro era un profumo molto costoso, ne sentiamo parlare anche nei Vangeli. Leggendo il De Re Coquinaria, che era, diciamo, il libro di cucina delle ricette di Apicio, il ghiottone romano, troviamo menzionato praticamente 474 volte. Da questo vediamo come la cucina romana fosse una cucina molto pepata. E i romani usavano però anche altre spezie, tipo il silfio, che però era già introvabile all'epoca di Nerone, lo zafferano, che arrivava dall'Indostan, il papavero e l'aneto. Purtroppo nel V secolo la libera circolazione nel Mediterraneo cessò, prima per le incursioni, diciamo, dei popoli barbari e secondariamente per il dilagare dei musulmani. Rimane aperto solamente un corridoio, quello Venezia-Costantinopoli, e quindi da questo corridoio arrivavano le spezie a Venezia, che poi praticamente le smerciava in tutta l'Europa. Infatti nell'853 inizia il commercio del pepe a Venezia e naturalmente da Venezia poi anche in terraferma. Dal bacino di San Marco partivano le rotte di Levante e quelle di Ponente, per chi si acquistava in Oriente e si portava a Rialto. Rialto era il mercato delle spezie, da lì partiva poi per tutte le altre destinazioni. Le vie delle spezie erano tre. Una a nord, l'antica via della seta, che dalla Cina arrivava sul Tigri, dove si divideva per Antiochia e Petra. Era una strada aspra tra montagne e deserti e gli scambi tra i mercanti avvenivano sul Pamir. La seconda era una via marittima dall'Indonesia e dalle coste orientali dell'India attraverso il Golfo Persico, Bassora, e da lì via terra sino a Damasco.
La terza, detta anche via del Cinnamomo, partiva dalle Molucche, Madagascar, le coste dell'Africa equatoriale, Zanzibar, Mombasa, per risalire poi il Nilo sino ad Alessandria d'Egitto. Da qui entravano in scena i veneziani. Sulla rotta Costantinopoli-Venezia, oltre al pepe, si iniziò nel Medioevo ad importare zucchero, zafferano, cannella, chiodi di garofano e zenzero. Sulla cannella i veneziani avranno in pratica un monopolio sino al XVI secolo. Durante il Medioevo anche le doti e altri prodotti si pagavano col pepe. Nel 1518 l'ospitale di San Nicolò di Montesella di Conegliano, dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, oggi di Malta, pagava al Vescovado di Ceneda un censo annuo di una libra di pepe e un'altra di incenso. Nel 1890 il dottor Salomone Morpurgo pubblicò 57 ricette di un libro di cucina veneziana del secolo XIV, dove si possono leggere tutte le spezie che i veneziani usavano nei loro cibi nel 300. Pepe, pepe lungo, chiodi di garofano, zucchero, zenzero, cenamo, che sarebbe la cannella, cassia, zafferano, noce moscata, coriandolo, cardamomo, senape e galanga. Gli speziali veneziani divennero i più abili confezionatori di spezie del mercato europeo, facendo appunto delle miscele già pronte che venivano chiamate sacchetti veneziani. Dal 400 al 600 ogni anno si riversavano su Venezia 5.000 tonnellate di spezie e la metà era composta da pepe e zenzero. Nel 1497 il portoghese Vasco da Gama doppiò il Capo di Buona Speranza e raggiunse il porto indiano di Calicut. Due anni dopo Pedro Álvarez Cabral scoprì il Madagascar e la rotta del Mozambico. La nuova rotta non troncò in un sol colpo la via mediterranea del pepe e delle spezie, ma Venezia ne avvertì la pericolosità. All'inizio del 600 il commercio veneziano delle spezie andò in crisi e alcune basi commerciali furono chiuse oppure trasformate. Per esempio, tre basi commerciali del Cairo vennero mutate in vendita di caffè. Il caffè era naturalmente veniva dall'Etiopia, però fu trapiantato molto presto nello Yemen, dove il terreno era più fertile e più adatto. Da Mocha, porto principale del Mar Rosso, si diffuse in tutto l'Islam e gli europei lo gustarono inizialmente a Costantinopoli e al Cairo. Fu il bailo, cioè l'ambasciatore Francesco Morosini, nel 1585, lui era in servizio a Costantinopoli e lo introduce a Venezia. Venezia praticamente ci vuole un secolo prima di vincere la diffidenza dei veneziani per questo nuovo prodotto, però la prima bottega di caffè apre le procuratie nuove nel 1683. Il successo fu talmente clamoroso che in tempo 70 anni a Venezia vi erano ben 200 caffè e la Serenissima dovette limitarne l'apertura perché logicamente erano troppi. La Serenissima volle vietarlo alle donne che naturalmente avevano preso a frequentare questi caffè molto volentieri, però dovete fare i conti con una mezza rivoluzione e quindi penso bene di rinunciare a questo divieto. Ecco. Nel 1720 Floreano Francescani aprì un locale in piazza Venezia
chiamato alla Venezia Trionfante, ma siccome ai veneziani questo nome non piaceva, lo chiameranno sempre Caffè Floriano. Ecco. Vi erano naturalmente tanti caffè, ma io non ve li sto a elencare perché sono praticamente una cinquantina quelli più conosciuti. Probabilmente nel 1730 la vendita del caffè in terraferma subì un movimento di stasi, perché i savi alla mercanzia scrivono al vescovo di Ceneda, Benedetto Falier, per incrementare la vendita del caffè a Ceneda. E il vescovo risponde che i suoi parrocchiani, la sua gente, erano poveri e ignoranti e che non sapevano proprio che cosa fosse il caffè, e quindi lui non poteva fare opera di proselitismo in questo senso. Nella veneziana Saravalle, oggi Vittorio Veneto, fu Calmente Portoluzzi ad aprire nel 1748 un botteghino da caffè. Però nei documenti di Saravalle non è detto dove fosse situato questo botteghino. Nel 1750 troviamo elencate una bottega del tabacco e una bottega dell'acquavite in Calgranda. La Calgranda è oggi via Martiri della Libertà. Naturalmente, a proposito di questa bottega dell'acquavite, viene detto che ad un certo punto essa non ha più il guadagno che aveva prima, perché non serve più la città di Ceneda. Quindi ne deduciamo che il caffè venduto a Ceneda era venduto da Saravalle, cioè da Venezia andava a Saravalle e da Saravalle lo vendevano a Ceneda. Ecco. Poi abbiamo, difatti, dopo questa annotazione che dice che loro non hanno più il guadagno dovuto a Ceneda, questa bottega del caffè sparisce dai documenti di Saravalle. Non ci sono documenti che attestino una presenza di caffettieri a Ceneda prima del 7 luglio 1757. Quando arrivò un francese, Antonio Denisé, già abbastanza anziano, e apre la prima bottega di caffè. Ecco. E naturalmente abbiamo il documento che dice appunto che lui ha una casa, però tiene ad affitto pure in piazza casa da coppi con bottega per uso di caffè, di ragione del reverendo Matteo Sasso, eccetera. Il Denisé muore a 90 anni il 25 novembre del 1761 e gli subentra nella conduzione del caffè la vedova Anna. Dai documenti vediamo che il caffè si trovava dove adesso è il ristorante, la loggia, perché nel documento dice proprio in faccia al campanile. Quindi sappiamo che quello è stato il primo caffè di Ceneda. Nello stesso estimo mercantile, parliamo del 1770, è menzionato a Ceneda Domenico Foltram, che lui fa il barbitonsore e anche la bottega di caffè. Poi è menzionato il nobile Giovanni Bertoia di Ceneda, che possiede una bottega da caffè e dà a carico 12 persone. Di questo Giovanni Bertoia non è detto dove lui avesse il caffè, però siccome i Bertoia avevano tutti i loro possessi nella zona proprio a fianco dei padri riformati lì a San Francesco, pensiamo che potesse essere o in via Cencenniche o in quella zona lì. Poi c'era un altro caffettiere, Simon Rossi, con Giacomo, che appunto lui aveva il caffè in piazza. Quando dicono piazza, perché noi troveremo poi nelle varie liste dei caffettieri 2 o 3 che vengono definiti che hanno il caffè in piazza, non è detto che fossero tutti in piazza, perché noi sappiamo che anche
la via, quella che adesso è via Cosmo, fino ad arrivare ai 320 era sempre detta piazza. Ecco, quindi dopo il 320 iniziava la via Cencenile. A Meschio c'era Antonio Paietta, che nel 1780 aprì un caffè e scaletteria. La scaletteria era la pasticceria e lui lo gestirà fino al 1812. Poi abbiamo nel 1801 la prima donna caffettiera. Maria de Ballà inaugura il primo caffè a Salsa e lo dirige fino al 1813. Dopo la morte dell'Anna Denizet nel 1780, la conduzione del caffè venne, diciamo, gestita dal proprietario della casa, che era un certo Antonio Sasso. Nel 1811, a differenza di Ceneda, che diciamo già prima aveva qualcosa come 7-8 caffè, ecco, abbiamo appunto nel palazzo, sotto il palazzo dei Cesana in piazza a Serravalle, abbiamo un caffettiere che è Andrea Paietta, che ha un locale che viene detto molto, diciamo, lussuoso, sontuoso, con più stanze e anche fabbrica di scaletteria. Quindi questo Paietta faceva sia il caffettiere che vendeva anche le paste. Lui naturalmente nel 1817 chiederà un'esenzione dalle tasse perché praticamente per 10 giorni aveva sofferto dello straripamento del Meschio e quindi aveva dovuto tenere chiusa la bottega per 10 giorni. Naturalmente le autorità gli rispondono che non ha diritto a nessun risarcimento, tutt'al più una diminuzione minima delle tasse. Ecco, lui ritornerà alla carica, sempre richiedendo diciamo degli sconti, che non sappiamo se poi glieli hanno dati perché la pratica non va più avanti. Poi c'era a fianco della fabbrica del Monte di Pietà, sempre a Serravalle, ecco, una stupenda bottega nuova diretta dal signor Ignazio Colletti, caffettiere e scalettiere. Ecco, anche questo sarà per tanti anni, sarà appunto caffettiere e venderà dolci. A maggio del 1810 a Ceneda, ecco, c'erano praticamente ben 7 uomini e una donna che avevano i loro caffè a Ceneda, ecco. Quindi c'era una forte presenza, mentre Serravalle non aveva mai più di 3 caffè. Il 14 ottobre 1816 Maria Montagnari, onde provvedere alla sussistenza della propria famiglia, ecco, intraprende l'esercizio di caffettiera e vendita di rosoli e acquavite al civico numero 454. È difficile per noi localizzare questo primo caffè della Montagnari perché le autorità francesi e austriache, quando si sono insediate a Ceneda, hanno cambiato spesso praticamente i numeri civici, quindi molte volte si fa difficoltà a trovare dove erano ubicati. E comunque nel 1825 a Ceneda vi erano ben 10 caffè, di cui 5 gestiti da donna. Ecco. E naturalmente questi 10 caffè coincideranno con l'inaugurazione del teatro, che viene inaugurato il 4 agosto del 1825 per la fiera di Sant'Osvaldo. La figura di Maria Montagnari è una figura particolare perché questa donna praticamente ha gestito caffè importanti per quasi, diciamo, quasi più di 30 anni. Difatti è stata anche, ha gestito il famoso caffè Il Bottegon, che era il caffè ai frati,
dove si univa l'alta società genedese e anche, diciamo, i patrioti, ed era centro di movimenti rivoluzionari. Il fatto che troviamo in periodi alterni Maria Montanari e Luigi De Candido ci dice che per un paio di anni sembra che abbiano gestito questo caffè alternandosi, perché i documenti sono contraddittori. Ad un certo punto Maria Montanari venderà il caffè della sua famiglia, che stava in Rizzarda 770, al farmacista Luigi Regnier, che vi metterà la farmacia alla Madonna della Salute. Maria Montanari gestirà per tantissimo tempo anche poi un caffè a Salsa, un altro caffè in via, quella che adesso è via Lorenzo da Ponte, vicino alla locanda della Fenice, quella Reggio Pretura, e poi purtroppo dovrà lasciare il mestiere perché è ammalata. Difatti troviamo alla fine una nota che appunto ci dice che nel 1857 una richiesta di ricovero in ospedale di Maria Montanari. Tra l'altro questa richiesta ci dice anche che probabilmente lei è morta in miseria. Comunque è stata una figura di una donna molto importante, carismatica, che ha gestito i più importanti caffè per moltissimi anni. Avevamo però a Serravalle, abbiamo detto, non mai più di 3 caffè, però abbiamo tanti venditori di generi coloniali, cioè tanti per l'epoca, perché saranno 6-7, e quindi il commercio dei coloniali era un commercio molto importante, e c'è una lunghissima lista di generi coloniali che io non vi sto a leggere. Comunque tutti i più strani generi c'erano già qua, ecco. Poi invece a Ceneda dal 1825 al 1834 ci sarà una sola rivendita dei coloniali, e sarà appunto l'ebreo Benedetto Gentili, che aveva la sua bottega in ghetto 850. Documento del 1828 emerge un contrabbando piuttosto intenso di questi coloniali, che era praticato soprattutto a Serravalle. Negli articoli di contrabbando troviamo menzionato per la prima volta il tè, che non è menzionato in nessun'altra parte, quindi vuol dire che non lo usavano. Altro diciamo, prodotto coloniale che troviamo scarsamente menzionato e che crediamo fosse usato solamente nelle case private era la cioccolata, il cacao, perché nei locali pubblici questi due prodotti, il tè e il cioccolato, non venivano mai menzionati. Dunque i caffè furono sempre piuttosto numerosi a Ceneda, perché parliamo sempre 10-11, mentre a Serravalle saranno sempre 3. Sino al 1861 Coletti Angelo e suo fratello Giuseppe continuarono ad avere caffè e liquoreria in Calgranda, e dal 1852 al 1866 Salomon Domenico fu caffettiere e bottigliere in Calgrande 868 e Piazza 854. Da diversi documenti e memorie emerge che il Bottegon di Ceneda e il Salomon, che era in piazza a Serravalle, furono sempre al centro dei moti rivoluzionari. Ecco, quindi lì andavano appunto le persone che si riunivano anche per diciamo ordire qualcosa contro i governi costituiti.
E naturalmente a Saravalle i caraffè, abbiamo detto, erano solo tre, mentre i venditori di liquori al minuto e vini nel 1860 erano ben 12, quindi abbastanza. Difatti Coletti Angelo Giuseppe in Calgranda, Fioretti Francesco San Girolamo, Brazzolo Pasqua in Calcada, Bacipetta Antonio Fu Giovatta a Pieve, Coletti Paola Relitta Fioretti Santa Giustina, De Negri Pietro Santa Giustina, Giuliani e Rodolo Giuseppa Santa Giustina, da Rossa Elisabetta San Giovanni, della Giustina Antonio Faon Le Porte, Giacomo Scataron Basso Nove, dal Pio Luogo Morando alla Fontanella, Moro Giuseppe ai Laghetti. E questi qui vendevano vini e liquori. Tra Cena del Saravalle di cui per anni un caffè molto importante che controllava la stessa di salsa. Questo fu il caffè Santorio, che cambiò diversi proprietari, poi un periodo fu pasticceria e alla fine nel 1958 fu demolito per fare posto all'edificio della Cassamarca, che voi adesso vedete un palazzone abbandonato e inutilizzato. Nel 1866 Saravalle e Cenada formarono la città di Vittorio e naturalmente venne fondato in centro il caffè Unione per cementare ancora di più l'insieme di queste due città. Nel 1968-69 la ditta Antoniazzi demolì il caffè grande detto il Bottegon, quello dei riformati, che era stato per anni il centro della vita politica e sociale di Cenada, e al suo posto fu aperta la farmacia Marson. Grazie.